Buongiorno ragazzi e buon 8 dicembre, buona festa dell'Immacolata. Oggi la stiamo prendendo con super super calma perché ci siamo svegliati, lo dico a bassa voce, alle 11. O meglio, io in realtà mi sono svegliata alle 10 e mezza, ma da 10 e mezza alle 11 sono rimasta nel letto a... Poi ci siamo alzati per le 11. Ho dovuto stirare qualcosina stamattina perché in lavanderia avevo la pila, davvero la pila di cose da stirare. Ho fatto soltanto metà, anche perché oggi è festa, quindi non vorrei dedicarmi troppo alle faccende di casa, anche se stirare era da un po' che non lo facevo, infatti appunto si era fatta la pila di cose da stirare, quindi ho fatto un pochettino quello. Adesso stiamo aspettando il pranzo perché, essendo oggi festa, abbiamo preso il pranzo d'asporto e abbiamo ordinato lo spiedo. Lo spiedo qui a Brescia è super gettonato, un piatto tipico bresciano. In sostanza c'è un po' di carne come il pollo, il coniglio, forse alcuni mettono il coniglio, la lonza e altre cose. Viene fatto cuocere per tanto tempo, c'è poi viene poi messo tipo il burro sopra, infatti è molto calorico. Poi si accompagna con la polenta e con le patatine. Quindi, visto che appunto stralungo da fare, io non lo so nemmeno fare, ci vogliono davvero tantissime 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 ore per prepararlo, un locale, insomma, un ristorante vicino a noi lo fa, e quindi l'abbiamo preso da sport. Ancora ci deve arrivare, sono tipo le 12 e mezza. Loro ci hanno detto tra mezzogiorno e l'una. Io ancora non è arrivato, infatti ho la pancia che brontola. Anche perché, essendoci alzati alle 11, non ho voluto fare colazione. Avevo avuto un cappuccino, ma non ho mangiato niente. Infatti ho fame, fame, fame. Spero arrivi il prima possibile. Però poco fa è arrivato un pacco e oggi nel pomeriggio, dopo pranzo, lo apriamo insieme. Un pacco super, un regalo bellissimo per le cagnoline, che non vedo l'ora di provare, di testare e di vedere come reagiscono a questo super regalo che è arrivato per loro. È arrivato, eccolo qua. Mi sono dimenticata prima di dirvi che ci sono anche le costine. Poi ci sono le patatine. Ci hanno dato anche l'olio per condire, se vogliamo la carne. E poi la polenta. Buon appetito! Non vedo l'ora di assaggiarlo, anche perché ha un profumino davvero super invitante. Lo spiedo era buonissimo, l'abbiamo proprio mangiato super volentieri, anche perché quest'anno non abbiamo mai avuto occasione di mangiarlo. Nel frattempo, Ste mi ha preparato un nocciolino che bevo, insomma, per concludere questo pasto super. Anche le cagnoline hanno festeggiato, abbiamo dato un po' di carne anche a loro e gli è piaciuto davvero tanto, vero? C'è qui Moka che sta cercando di capire se sto mangiando ancora lo spiedo oppure no, ma questo è nocciolino, quindi non va bene per te. Comunque adesso finisco il nocciolino e poi vedete c'è il pacchettino che è arrivato per le piccole. Non vediamo l'ora di aprirlo, vero? Sono troppo troppo curiosa. Comunque oggi c'è una giornata bruttissima, piove davvero tanto, quindi proprio giornata di relax a casa. Abbiamo già acceso l'albero di Natale, anche perché piovendo la giornata, il cielo è completamente grigio, è poco, insomma, è una giornata poco luminosa, anzi praticamente è tristissimo fuori, e quindi abbiamo dovuto accendere le luci perché altrimenti non vediamo nulla. E anche l'albero l'abbiamo già acceso oggi, di solito lo accendo tipo verso le 4, 4 e mezza, invece stamattina alle 11 abbiamo già illuminato, insomma, tutto il soppalco. Mi piace tanto quando l'albero è acceso, anche perché ci sono diverse lucine. Dopo magari vi faccio vedere, anche se sicuramente nei vlog precedenti avrete, insomma, avrete visto l'effetto. Guardate, guardate, guardate un po' qua. Io so già cos'è. E vi faccio vedere, è praticamente
una telecamera per controllare le cagnoline quando noi non siamo in casa. In realtà non restano a casa da sole troppo spesso, però ogni tanto ovviamente capita, e quindi questa telecamera sicuramente viene in nostro aiuto. Ed ecco qua la telecamera, andiamo ad aprirla. Wow, che bella. Tra l'altro Ste si sposa benissimo con i nostri arredi, perché è bianca con il, diciamo, il coperchio in legno, quindi è proprio perfetta per la nostra casa. Eccola qua. Dobbiamo adesso studiarci le istruzioni. Comunque, questa telecamera ovviamente si collega tramite l'applicazione al cellulare, quindi direttamente dal cellulare si può vedere quello che le cagnoline stanno facendo in quel momento in casa. E poi vedete che qua c'è questo buchino, perché possiamo decidere di far lanciare delle crocchettine, dei biscottini che vanno inserite all'interno del serbatoio, esatto, qui, e tramite l'applicazione possiamo far lanciare le crocchettine e chiamare le cagnoline, insomma, all'attenzione. Adesso cerchiamo di capire come funziona e dopo magari facciamo una prova e vediamo come reagiscono. L'abbiamo collegata, come vedete si è illuminato il LED e Mocha è già curiosa. Grazie Mocha, stai coprendo tutto. Adesso stiamo scaricando l'applicazione, lo sta facendo Ste, e poi facciamo la prima prova. Comunque è bellissima, davvero bellissima. Primo step: aggiungere i biscottini nel serbatoio. Un attimo, li mettiamo. Riempilo, dai, tanto. Mettiamo tutti. Ma sì. Ok, via Mocha, chiudiamo con il tappo. Ha lanciato, non è... Non è tondo? Eccolo. Wow! Te l'hai preso in Mocha. Guarda Gioia. Wow! Tra l'altro, dal telefono di Ste c'è la telecamera, quindi stiamo vedendo in diretta tutto quanto. Basta, Ste. Il tuo cane ha mangiato i croccantini? Sì. Perfetto. Grande. Come avete visto, lo abbiamo testato, l'abbiamo provato e le cagnoline hanno reagito molto bene. Adesso l'abbiamo posizionato sul mobile della TV, perché comunque non mi piaceva l'idea di lasciarlo sul pavimento, anche se per loro è un po' più scomodo in quanto non è alla loro altezza, però i croccantini vengono comunque lanciati poi sul pavimento, quindi loro riescono a prenderli. La prima occasione che siamo fuori casa lo vogliamo provare meglio, però vedo che gli è piaciuto molto. Adesso sono qui un attimo sul divano perché vorrei scegliere un film da guardare più tardi, magari verso le 5, un film di Natale con Ste. Lui intanto sta giocando un po' alla Play. Io adesso devo assolutamente editare il video che deve uscire fra poche ore, quindi sono tiratissima, ho giusto un'oretta e mezza per finire di editarlo e caricarlo, quindi adesso faccio subito questa cosa, poi scegliamo un film di Natale da guardare. Tra l'altro quando arriva dicembre, cioè nel mese di dicembre, mi piace proprio e guardo super volentieri film di Natale. Tutti gli anni puntualmente guardiamo Mamma ho perso l'aereo, un film vecchissimo, ma secondo me non può esserci un Natale senza aver visto Mamma ho perso l'aereo. Non so quante volte io l'abbia visto, però lo guardo sempre super volentieri in questo periodo. Però stasera oggi pomeriggio mi sa che guardiamo un film che non abbiamo mai visto su Netflix. Tra l'altro ce ne sono tantissimi, ho visto, di film natalizi, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Adesso però volo al computer ad editare il video, perché altrimenti non faccio in tempo. Visto che Ste mi ha appena detto che vuole fare 40 minuti di palestra, io ho deciso di fare dei dolcetti e dopo guardiamo il film. Quindi, perché ho deciso di fare dei dolcetti? Perché avevo preso al Lidl una crema spalmabile al caramello, che però è mangiata così, tipo sulla fetta biscottata, forse troppo dolce. Quindi ho cercato una ricetta per fare dei biscotti con appunto una sorta di salsa al caramello, salsa mou,
e ne ho trovata una su internet, quindi adesso preparo gli ingredienti e preparo questi biscotti. Ho preparato tutti gli ingredienti che servono per preparare i biscotti, qui in descrizione poi vi lascio le dosi che ho utilizzato, seguo una ricetta su internet perché non li ho mai fatti. Comunque serve un pizzico di sale, cioccolato al latte, burro, zucchero di canna, farina bianca, cacao, un uovo, un cucchiaino di lievito per dolci e poi appunto la salsa al caramello. Io andrò ad utilizzare questa che, come vi ho detto, ho preso al Lidl, l'ho aperta ieri, l'ho assaggiata, è abbastanza cioè molto molto dolce. Diciamo che per le fette biscottate preferisco la classica crema spalmabile, però ero incuriosita dal provare questa e quindi oggi la utilizzerò per realizzare questi biscotti al cioccolato con ripieno di caramello. Sono passati 30 minuti da quando ho messo in frigorifero l'impasto, quindi adesso vado a preparare effettivamente i biscotti. Accendo anche il forno, devo guardare perché non mi ricordo la temperatura, e poi vediamo insomma come sono perché non li ho mai fatti. Sono proprio curiosa di vedere come escono. Biscotti sono pronti per essere infornati a 180 gradi per 10 minuti. Non sono tutti della stessa dimensione perché questi mi sono usciti un pochettino più piccoli. Questo è il primo che ho fatto, infatti come vedete è un po' diverso dagli altri perché è uscito un po' di salsa, però adesso li inforniamo così vediamo fra 10 minuti qual è il risultato. Biscotti pronti appena appena sfornati, guardate questo quanto è brutto e quanto è grande. La misura è corretta, era questa alla fine, perché guardate, questo è proprio perfetto. Questi più grandi sono poi effettivamente usciti un po' grossini. Questo è proprio il più bello. Adesso li lascio raffreddare, poi stasera dopo cena li assaggiamo, anche perché nel frattempo si sono fatte le 6. Alla fine Ste non è ancora salito e sono le 6, quindi mi sa che il film del pomeriggio ce lo vedremo stasera dopo cena, ma fa niente. Comunque è uscito il video oggi dove vi faccio vedere gli addobbi che ho fatto qui sul soppalco dove c'è il mobile della TV. E nel video vi dicevo che l'altro set di luci lo volevo mettere intorno alla ringhiera dove abbiamo il divano, quindi che gira tutta intorno appunto al divano. Invece poi quando abbiamo messo le ghirlande sulle scale, ho provato a mettere le lucine intorno a questo palo bianco che parte quindi dal soppalco più piccolino e arriva fino
praticamente al pavimento, e a me piacciono tantissimo qua come ci stanno. Fatemi sapere secondo voi se stanno bene qui. Secondo me danno quel tocco in più, anche perché sono vicine all'albero di Natale. Quando si sale si vede l'albero tutto illuminato, il pacco regalo illuminato qui, e poi la ringhiera in vetro addobbata con questo filo di lucine, che secondo me sta molto bene. Però fatemi sapere se volete vedere anche le stesse luci messe sulla ringhiera in ferro. Ne abbiamo già mangiato uno per uno, adesso ne prendiamo uno e facciamo metà, così da mangiarne uno e mezzo. Sono buoni, Ste come voto mi ha dato 9,5, quindi direi non male. L'unica cosa che sono tanto 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 dolci, quindi dopo uno o due biscotti, insomma, non si ha voglia di mangiarne altri. Però, meno male, sono a ciao calorie, però sono buoni, approvati. Vai, quale prendiamo? La tua pancia brontola. In questo, si vede che mi sono dimenticato, comunque ho messo pochissima salsa al caramello perché non si vede, mentre invece in tutti gli altri, dopo che si va a morsicare il biscotto, si vede proprio all'interno la crema. Qui non c'è, si vede che ne ho messo troppo poco. Ste, è arrivato il momento di aprire il nostro calendario dell'avvento, perché stamattina non l'abbiamo ancora aperto. Sì, ma non lo mangiamo i cioccolatini, anche perché con i biscotti di stasera abbiamo già dato. Andiamo con la casellina numero 7, che è quella di ieri che non abbiamo aperto, e c'è... non riesco neanche a prenderlo. No, non ci credo, non ce la faccio, ok. Il Kinder Cereali, il mio preferito, lo metto da parte per domani. E invece nella casellina numero 8, hai capito Ste cosa c'è? Kinder Cereali e il... una fatica per tirarli fuori. Questo che invece è il Kinder Bueno, classico al cioccolato, mentre invece qualche giorno fa abbiamo trovato quello al cioccolato bianco. Però li teniamo per domani mattina a colazione. No, Gioia, questo non è per te. Direi di chiudere qui questo vlogmas dell'8 dicembre. Alla fine mamma ha perso l'aereo, non lo guardiamo neanche adesso perché c'è la Juve, giusto? Sì. C'è la Juve, quindi la Juve si deve guardare, lui la guarda, io mi metto sul soppalco a editare il video che uscirà domani, e se non viene troppo tardi, quindi verso le 11 qualcosa, magari lo iniziamo, anche se domani tutti e due andiamo a lavoro, quindi vediamo un attimo. In tal caso lo guarderemo nei prossimi giorni, però io mamma ho perso l'aereo, come vi dicevo, oggi pomeriggio lo devo guardare per forza ogni anno a dicembre. Avevo la memory card piena, dicevo, fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi ogni anno guardate questo film. Spero che il video vi sia stato di compagnia come sempre, se è stato così fatemelo sapere con un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, i prossimi vlogmas. Un bacione e a domani, ciao!